sali, mantieni la posizione, le gambe morbide, stacca la mano, tieni, 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 siamo sempre inclinati, eh? Appoggia la mano destra, una parte la mano è sul tappeto, l'altra è sul pavimento, occhio a me, piega e cambia, piega e cambia, senza appoggiare, piega e cambia, tieni sulle gambe, piega e cambia, piega e cambia, ripartiamo, sali. Se sei in piedi, per caso, cosa che non dovrebbe essere, farai questo. Altrimenti col ginocchio. Altrimenti sei qui, così gli fai capire che deve salire lavorando sugli obliqui. Ora allunghi il braccio, fuori l'aria e sali. Bene, stai lì un attimo. Dagli un aiuto con la mano sul polso, l'altra sulle caviglie per andare su. E ora scendi con controllo. Boom. Fuori l'aria, svuota e sali. Qui sì che giri il bacino. Perfetto. Se portate la mano proprio in linea tra il petto e la spalla siete più comodi. Sali. Scendi. Ultima volta. Io mi fido di voi. Sali. Stai qui, casomai gli diamo un aiutino tenendo le gambe. Stacca la mano. Ti ho chiesto solo di staccare la mano, non di muovere il corpo. Tieni, tieni, tieni. Ottimo, tieni. Riappoggia la mano deve fermare, il tappeto è sul pavimento. 3, 2, 1, cambia lato. Boom. Che cagata di movimento. Cambia, hop. Cambia, hop. Stringi le ginocchia e gira, come un twist. Perché abbiamo imparato prima il Russian twist? Ah, cambia, cambia, recupera.